Ciao a tutti, bentornati. Bella. Abbiamo ucciso Pierpaolo dopo la discussione ieri, anche perché Gearbox ha confermato che non sarà un mobile il suo gioco. A gran richiesta, anche oggi si parla di mobile. Esatto, no, non si parla di mobile perché non è un mobile. E quindi si parla di non mobile. L'abbiamo ucciso, si è suicidato, no, arriva a breve, quindi questa è la prima notizia. Quindi tutta la discussione ieri è stata anche un po' sterile, nel senso che comunque poi ci hanno smentito in parte. In realtà l'avevo detto un attimino che per me non poteva essere un mobile tutto classico, quindi siamo tutti felici e contenti, aspettiamo il primo filmato di gameplay di sto gioco, così vediamo un attimino. Poi c'è stata anche la dichiarazione invece di Cliffy B, che ha spiegato, dice. No, praticamente lui ha fatto questo su Reddit, questa sessione di domande. Ama, che significa ask me anything. Esatto, anche se sei frocio o meno, però lui insomma si sa che è un etero vissuto. E no, allora, era tutta dedicata chiaramente a Blue Streak, e ha svelato un po' di retroscena la decisione di andare con Nexon, che lui era scettico all'inizio dicendo ma sono quelli che hanno fatto il fottuto Maple Story, ha detto letteralmente. E poi ha fatto vedere anche il primo concept. Che cosa stai facendo, Jacopo? Mi stai inquietando, Jacopo. Me lo stai sistemando, Jacopo. E ha fatto vedere anche il primo concept art, molto generic, però si nota già quella che era la differenza, quella che sarà un po' la differenza principale con i classici Unreal Tournament e Quake 3 Arena, ovvero l'ambientazione, che nel concept art si vede la collina di Hollywood e comunque armi abbastanza tradizionali. Per il resto stiamo aspettando, visto che Game Informer c'ha l'esclusiva, stiamo aspettando loro che si decidano a pubblicare le prime informazioni e poi il numero che arriverà. Chissà se può diventare il nuovo Quake Arena oppure il nuovo Unreal Tournament, perché secondo me il suo take su questi due, sì, sulla Unreal Tournament o sul Quake 3 Arena, quindi. Però a parte comunque ho letto appunto che sta ancora abbastanza indietro, hanno appena preso l'ufficio, devono stare... sono relativamente in pochi, una ventina, esatto, quindi ventina. Secondo me è una roba che vediamo almeno tra 2 anni, forse, cioè 2016 almeno. E quindi bisogna vedere se sarà, perché comunque Quake 3 Arena e Unreal Tournament erano super hardcore, velocissimi, soprattutto Quake 3 Arena, ma di una velocità incredibile, che forse sta bene con un'ambientazione fantascientifica come erano quei due giochi, ma stonerebbe con un'ambientazione più credibile, no? Per certi versi. Quindi bisognerà vedere, c'era anche il Rocket Jump, se ti ricordi, tutte queste tecniche che insomma vediamo quanto sarà ripreso. Lui ha detto che comunque sarà molto classico, molto dedicato ai fan storici. Chiaramente, visto che non c'è un gioco di riferimento in questo momento, può attaccare quella nicchia che è interessata. Il fatto che ci vuole ancora tempo. Dicono che hanno un po' di problemi in chat, a noi ci fa benissimo il segnale. Sto vedendo il low e medium e va perfettamente bene. Dicono di parlare dei DLC dei MOBA di fare la combo mortale, cioè adesso chiamiamo anche Perry DLC più MOBA. No, alla fine, per aprire e chiudere velocemente quel discorso di ieri, il discorso era quello, l'impressione che si aveva all'inizio era appunto che questo parlare di MOBA fosse più dovuto a una questione di moda, praticamente, visto che adesso i MOBA vanno per la maggiore, si è infilato il discorso del MOBA in mezzo nella descrizione di questo nuovo gioco, però in realtà come intuivamo, o almeno come noi, tranne Pierpaolo, intuivamo, è un po' addormuto Pierpaolo. Sarà un gioco molto tradizionale, cioè sarà un gioco sulla cooperativa, sulla cooperativa scia loro, no? Dei sì. FPS molto incentrati sulla cooperativa, quindi Borderlands, però con un arco narrativo, con boss, con una progressione che non è tipica dei MOBA, però avrà degli innesti, no? È come dire, loro stessi, Gearbox, hanno detto, si fa spesso il confronto, il paragone con Diablo quando si parla di Borderlands, però chiaramente Borderlands non è un clone di Diablo. Esatto, un FPS è uno degli elementi tipici di Diablo, probabilmente ci saranno elementi di cooperativa tipici dei MOBA, con gli eroi anche che comunque sono parte dei MOBA, però come hanno detto ci sarà progressione, ci saranno tutte le caratteristiche che loro conoscono bene, perché loro hanno capito che in Borderlands spaccava il loot e spaccava la progressione dei personaggi, no? E quindi è normale che questo vada
Bene. Allora, intanto... Scusami, si sta creando una deriva in chat di ormai la gente dice basta parlare di questo, basta parlare di quell'altro, parlate di quest'altro. Ragazzi, la pausa caffè la facciamo ogni giorno. Certi giorni parliamo di argomenti, altri giorni di altri. A un certo punto parliamo, le vostre domande le leggiamo e vi rispondiamo sempre. State tranquilli, rilassati, che è luglio, dovreste essere felici, che c'è il caldo, tranne oggi che stava facendo il diluvio universale. E quindi state tranquilli, rilassati, altrimenti andiamo a casa e vi facciamo un sedere così. Comunque, insomma, intanto che si accumula un po' di domande che poi magari cominciano a rispondere. No, su Twitter ce ne sono, però. Quindi. Oggi tra l'altro giornata abbastanza moscia a livello di sì, perché vabbè, in realtà però notizie. Aspetta, è stato confermato Grim Fandango per PC, Mac e Linux. Okay. Che era più o meno scontato che fosse un'esclusiva console di Sony, è però confermato, e infatti tutti i fan, anche Jacopo, che già vi do questo hint che è carino perché i più attenti lo sanno, quando è stato annunciato Grim Fandango sulla, alla conferenza di Sony, appena è stato annunciato si è sentito un bel porca puttana di Jacopo che l'ha detto in diretta, e quindi lui era stato molto felice. Adesso che hanno confermato per PC e per Mac e Linux, sono tutti felici, anche ovviamente gli utenti, da questo punto di vista. Altre domande? Siamo contenti di Grim Fandango. Ti hanno subito smentito perché ieri dicevi che sulla PlayStation 4 bianca che non sarebbe esatto. Uscita è stato, del bundle, invece l'hanno annunciato. Invece è stato annunciato, esatto. È stato annunciato che uscirà a fine anno, quindi ci sarà prima un focus sul bundle con Destiny e poi si vedrà. Cioè, e poi uscirà nei negozi, costerà uguale. Chissà se faranno una sorta di limited edition limitata, così la gente subito corre a comprarlo oppure no. Va detto che assomiglia tantissimo, ancora di più rispetto alla versione nera, assomiglia tantissimo al Wii, visto da una certa prospettiva, no? Visto che c'è quella riga nera in mezzo, sembra assomiglia molto al Wii bianco, molto più Jacopo, bianco. Scusa, Jacopo, controlli un attimo il segnale, sì, se va bene, perché si stanno lamentando in tanti. Però a me va bene, io sto provando in... Magari abbassate la qualità, tanto è un'immagine statica, mettete tutti quanti su... Wow, basso. Alep 89, e Pierpaolo sta facendo sala giochi di là, eccolo qui, appena arrivato. Finito di fare sala giochi. E nulla. Salve a tutti. Sala giochi di grandi giochi. Beh, oggi sala giochi di un grandissimo capolavoro del passato. Esatto, l'abbiamo visto soltanto 50 volte. L'abbiamo giocato soltanto 150 volte, però dov'è che esce di nuovo? È uscito dappertutto, su tutte le console è uscito, non era mai uscito. Non è mai uscito, è uscito soltanto su 360, Xbox One, Wii U, 3DS, Vita. Scusa, era uscito soltanto su iPad? No. Eh sì, su iOS. E su PC pure. Su PC da una vita. No, dico la versione 20 anniversario. Solamente tutto. Su iOS e Android. Ok. Mo' è uscita dappertutto. Ok. Mo' in realtà mi pare il 25 giugno, una cosa del genere, era uscita in realtà. Leggevo questa dichiarazione di abbiamo un attimo parlato, vabbè, giusto per dirtelo, perché se no pare brutto. Delle dichiarazioni di Gearbox che dice che non sarà un MOBA ma sarà un FPS, sarà un FPS, sì, con elementi MOBA, quindi abbiamo già infamato tutto, quindi basta così, abbiamo, giusto per completezza. Allora, no, dicevo, leggevo questo articolo di chissà come hanno dovuto fare questa precisazione, perché hanno sentito noi in base allora, no. Leggevo questa, vabbè, io lo dicevo che era un FPS con elementi MOBA e tu mi hai detto non era impossibile. Leggevo questa dichiarazione di assolutamente sì, leggevo questa dichiarazione di tu ci vedi sempre bene effettivamente. Leggevo, secondo me sarà così perché Gearbox lo conoscevo. Strano però che hanno dovuto fare la precisazione. No, evidentemente no, non era, molto... era un tweet, erano due chiacchiere, non hanno fatto nessuna precisazione ufficiale. Leggevo questa comunicazione. Quindi è a tutti gli effetti uno shooter in prima persona. No, con elementi MOBA, c'ha elementi MOBA, però c'ha la progressione, la storia e tutte queste cose. Quindi un MOBA. No, non è un MOBA, perché c'ha la progressione, loot e storia. Okay, quindi okay. I MOBA non c'hanno progressione. Come, allora, alla fine avrà degli innesti da MOBA. Cioè, vediamo che saranno cooperative. Quindi tipo sarà 5 contro 5, come dicevano, con un sacco di personaggi diversi, massimo allora, livello ci 20. Ci sarà una campagna cooperativa. Okay? Ok. Poi ci saranno delle modalità PvP a parte. Però, ragazzi, finché non esce l'informazione, Game Informer, ci sarà una storia e professione. Ci sarà continuare a parlare della vista nulla. Giusta. Dicevo, c'è questa interessante dichiarazione del CEO in questo caso ho sbagliato, sono stato fortunato, no? C'è stata questa interessante dichiarazione del CEO di GameStop che ha detto praticamente che l'obiettivo loro è di investire sempre di più, anche a livello di capitale adesso, per avere per contribuire praticamente a una parte dello sviluppo di giochi,
In modo tale da avere in cambio dei contenuti esclusivi. Già si è visto in passato, sì. Non so, Call of Duty aveva delle armi, un'arma esclusiva se lo prendevi, eccetera. L'intenzione loro è di continuare a fare sempre di più, continuare a lavorare sempre di più da questo punto. Non mi sembra una cosa nuova, perché bene o male lo fanno con le collectors. Alla fine GameStop sta facendo un lavoro grossissimo, però, ormai da anni. Però la collectors un po' sti cazzi, nel senso che alla fine making of, cioè sono sempre contenuti che sono esterni al gioco in sé. Qui si parla di andare a influenzare proprio nei contenuti del gioco sempre di più, non con un'arma, allora, così che non te ne fai niente. Allora, a parte che bisogna capire effettivamente come sta cosa si concretizza, nel senso che un conto è che dicono ci sono 5 livelli in più soltanto se sei, lo prendi da GameStop o meno. Ricordiamo che però ormai sono anni che GameStop c'è la versione, se è pre-order, se lo preordini da GameStop hai X cose in più, se lo preordini da Amazon hai altre cose in più, quindi non è che è proprio una novità degna di nota. È che quello che ha fatto, che ha lasciato un po' interdetti, è che sembra che, come il loro discorso, è voler fare un lavoro proprio che dal primo giorno dello sviluppo iniziano già a valutare insieme cosa andare a implementare. Esatto. Sì, ma la vedo difficile che facciano. Non a livello, loro non faranno nulla a livello creativo. Mi sembra extreme come nulla cosa. A livello creativo, però è chiaro che l'intenzione è convincere sempre più giocatori a comprare da GameStop piuttosto che altrove. E il modo per farlo è rendere più appetibili i contenuti. Ora, finché si tratta di una mount del cavolo, che già finché, appunto, dico, finché non si tratta problema. Di una mount del cavolo, ma tu del pensi cavolo, che facciano una cosa proprio, mi sembra potentissimo. L'impressione a leggere è questo, perché loro vogliono rischiare parecchio anche a livello di investimento. A me sembra potentissima come cosa, appunto, per quello rende interessante la notizia. Poi vediamo come si concretizza, però diciamo che potrebbe essere una mossa di marketing non lo so. Potente. Io vedo difficile che loro decidano, che un publisher decida di fare un contenuto forte in termini di gameplay in esclusiva a un rivenditore online, laddove già è ben risaputo che è fin troppo esagerato lo strapotere di GameStop, soprattutto su alcuni mercati. Quindi io dubito che loro decidano o vogliano dargli un ulteriore sottile strato di potenza, perché ti fanno un contenuto potente all'interno del gioco, cioè un contenuto tipo 10 mappe nuove piuttosto che un'ora in più di gameplay, un po' come fa Ubisoft con i suoi giochi per PlayStation, cioè se la versione PlayStation ha un'ora in più di contenuti. Mi sembra molto potente. Io credo che, secondo me, il lavoro che vogliono fare loro, quando hanno fatto quella dichiarazione, è per cercare, siccome hanno visto la concorrenza arrivare soprattutto da Amazon, piuttosto che da altre catene che fanno questo discorso di preordini, essere più incisivi nella fase di sviluppo, in modo tale che i contenuti che vengono dati a chi preordina GameStop sono nettamente superiori rispetto ai contenuti che vengono dati a chi preordina sugli altri shopping. Io credo che loro vogliono fare un lavoro di quel tipo, perché altrimenti mi stupirei se Electronic Arts, Activision o Ubisoft decidessero di dare a GameStop, chi preordina GameStop, ha 2 ore in più di gameplay. Cioè, secondo me decidono di uccidere il mercato. Probabilmente le aziende, i publisher più grandi, comunque non, cioè, se ne fotteranno abbastanza, perché non hanno bisogno di cedere a compromessi. Però ricordiamoci che comunque GameStop può fare il bello e il cattivo tempo spostando una custodia, assolutamente, una custodia da qui a qui. Assolutamente. E quindi, soprattutto per le etichette di media grandezza, potrebbe essere un compromesso. Non lo so, è una cosa molto violenta. Mi piacerebbe capire se effettivamente la vanno a tirar fuori, la vanno a coniugare su una cosa del genere. Secondo me rischierebbe di essere veramente troppo dirompente per il mercato. Secondo me rischia di essere troppo dirompente, cioè una cosa del genere. Ma infatti molti giocatori sono preoccupati, cioè, chiaramente, per questo. No, molti... non lo so. Per me è già senza senso il lavoro sulle collectors che sono riusciti a fare, cioè che veramente fanno i giochi con due collectors edition e una ce l'ha solo GameStop. Per me è già abbastanza violento un lavoro del genere. E loro ci sono riusciti a farlo, quindi non ci si può più stupire di nulla. Però addirittura un discorso di contenuti aggiuntivi o esclusivi solo perché chi preordina GameStop è qualche tipo di contenuto che vada molto oltre, ecco, l'arma diversa piuttosto che il costumino, cioè è una precisa scelta che decide di prendere poi il publisher a quel punto, perché comunque, cazzo, cioè, non lo so, per me è potente come cosa, molto potente, molto molto potente. Allora, vado un po' sui ragazzi che hanno fatto un sacco di domande. Allora, abbiamo su Twitter un bel po' di domandine. Mao Dante, c'è qualche novità riguardo The Last of Us Remastered? Perché Sony ha annunciato sui social che ci saranno grosse novità la settimana prossima.
Secondo me semplicemente i trailer o immagini esplicative, non credo ci siano ancora delle aggiunte nuove o delle novità, oppure se sono stati così bravi a fare un contenuto nuovo, cioè un DLC nuovo, ma la vedo dura. No, addirittura un DLC nuovo no, però magari dei filmati inediti, dei contenuti, cioè comunque ricordiamoci. Però la collector di Last of Us già c'è un sacco roba, come hai visto tu che stai facendo certe cose. Sì, assolutamente. Però cioè, ricordiamoci che parliamo di cioè persone che sono riusciti a nascondere fino all'ultimo secondo, mentendo ai giornalisti per un paio d'anni, il fatto che tu alla fine potessi giocare nei panni di Ellie. Cioè loro avevano sempre detto no, noi non, cioè, non potrai giocare nei panni di Ellie all'interno del gioco, ma erano tutte bugie, perché alla fine doveva essere una sorpresa per i giocatori una volta che il gioco uscito. Certo. Quindi fare delle sorprese quindi di questo tipo, ci credi? No, alla fine non mi stupirebbe, non mi stupirebbe. Alla fine, così come nell'HD remix di Kingdom Hearts c'era alla fine il trailer. Certo. Il trailer nascosto. Potrebbe esserci qualsiasi cosa. Sì, è possibile da questo punto di vista. È possibile, chiede Stefano, alla Gamescom una presentazione di Gears of War 4 o un remastered dei primi tre? Dici che c'è bisogno di un remastered dei primi tre addirittura? No. Io escluderei entrambe le possibilità. Infatti... Gears of War 4 penso se lo fanno lo faranno a... che poi non sarà probabilmente Gears of War 4 come si chiamerà, alle 3 del prossimo anno, perché veramente non c'era nulla. E boh, il remastered, boh, non lo so. Ma magari alla fine ci sta sempre spazio, dicevamo ieri, per il remastered c'è sempre spazio per la trilogia, rifare la trilogia di Gears of War 3 per Xbox One, alla fine lo fanno con Halo, cioè perché non rifarla anche per Gears of War? Però cioè, Halo, c'è un potere diverso, sì, ovvio, sicuramente. Halo c'ha uno storico particolare. Sì, sì, senza dubbio, però non è che la trovo come una cosa impossibile, trovo difficile che possano sfruttare la Gamescom per annunciarlo. Grazie per lo spoiler, lettera. Lo spoiler. In tanti ci chiedono un giudizio se ci sono novità su Evolve. Novità? Di che tipo? Cioè che novità? So, ha avuto un sacco di premi a Los Angeles. Evolve abbiamo pareri discordanti anche sulla parte dove si comanda la squadra, oppure quando si comanda il mostro. Dove si comanda, quando si comanda la squadra è abbastanza ben fatto, più o meno ci piace a tutti, il mostro per quanto lo abbiamo provato, pure io l'ho provato, non mi fa impazzire, ma comunque abbiamo abbastanza giudizi differenti. Riguardo ai problemi, Luca ci conferma che Telecom sta avendo alcuni problemi nell'ultimo giorno, ultimi due giorni. La Bidella, siamo in diretta. Grazie Bidella. Marco Sara, secondo noi è possibile che annuncino un God of War per PS4? Sì, prima o poi una piccola speranza magari di annuncio alla Gamescom ci può essere, però magari invece l'annuncio l'anno prossimo a Spike TV Awards o cosa del genere. Che ti è arrivato, dice? Ha il cavetto per collegare il gatto all'iPad. Ah, finalmente, bene. Allora, qui siamo anche l'iPad. Secondo noi, chiede Michele, è possibile il ritorno di un brand come Crash Spyro su PS4? Boh. Crash Bandicoot di chi ce l'ha adesso? Activision? No. Spyro ce l'ha Activision. Non so Crash Bandicoot di chi cacchio ha. Non era Sony Crash Bandicoot? Era, però secondo me ha fatto una brutta fine. Non so, non ho la più pallida idea. Era, se l'ha Activision. Chi c'ha il franchise? Oddio, Crash c'ha lo storico con Universal. Universal, parla di mano di Universal, sta roba qui. Io ho sempre pensato fosse di Sony il brand. A meno che non l'ho ricomprato. Dovrebbe essere ancora. Era il motivo poi per cui alla fine Naughty Dog non poteva sviluppare nuovi. E di chi era? È di Universal, perché Crash l'ha Universal fatto... proprio? E Mark Cerny era presidente di Universal. Strana sta cosa, però. Sì. Allora, salutando William, che anche oggi è in diretta con noi. Luca, abbiamo già risposto su Assassin's Creed Unity, ragazzi. Non possiamo rispondere ogni giorno alle stesse identiche domande. Qual è il titolo multipiattaforma più bello graficamente che avete visto ad oggi? The Witcher. Ancora The Witcher? Ah no, ma che deve uscire, intende? Non lo dice. Che deve però uscire per me The Witcher 3 è nuovo. Nuovo The Witcher è il gioco più bello. Se deve ancora uscire. Chiaramente Hendrix 94 fa notare Vivendi, perché si Vivendi diversa, perché Activision aveva cambiato sì, nome certo. in Vivendi, quindi poi Activision, perché Vivendi insomma poi si diventa. Allora si sarà in mano Activision allora. Dicevo, per me The Witcher 3, fra quelli già usciti invece,
Più difficile fra quelli già usciti. Su console probabilmente Infamous è il più bello, l'ultimo. Sì, che non è multipiattaforma. Giusto, non è multipiattaforma. Sì, in assoluto forse Infamous è il più bello. Grazie. In assoluto, multipiattaforma, che è arrivato fino adesso di multipiattaforma potente. I titoli di lancio, vabbè, Black Flag non è male graficamente. Ma pure Battlefield 4, secondo me, tecnicamente 4, su sì. PC è molto 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 sì. notevole. Ci può stare. Comunque anche Watch Dogs con tutto sparato a palla, comunque ha la sua piacevolezza. Pius Colmani dice: avete anche ragazze in redazione, complimenti. Non sono ragazze, sono bidelle. Tutti bidelli, non sono attrici. Lavorano in altri reparti. Reparto bidelle. Un abbonamento, chiede Gabriele, per le vecchie glorie può essere una buona mossa anche per Sony in stile Virtual Console Nintendo? Non ho capito com'è. Un abbonamento per le vecchie glorie in stile Virtual Console per Sony, però. Vabbè, PlayStation Now. Concettualmente è quello. Il problema è che da noi ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Shadow of Mordor, novità, chiede Salvatore Florio. Beh, ormai siamo in dirittura d'arrivo. È vero, pure... Quello sta in uscita. Shadow of Mordor non abbiamo... Abbiamo considerato, è molto interessante, sì. Sì, mi ricordo se esce a ottobre, ma è molto vicino come uscita. In realtà è piaciuto tantissimo a Fabio. Ma io ci credo. Alle 3. Io ci credo, sembra essere divertente, un bel action divertente. Esce lo stesso giorno di Dragon Age, il 7 ottobre. Mi sembra anche Dragon Age esca il 7 ottobre. Io tra l'altro ho visto ieri sera quel... A me è piaciuto il filmato di 16 minuti sì, di Dragon Age. Sì, non è male. Non è male, ho guardato... No, Umberto ha detto che sembra meno peggio di quanto pensava all'inizio. È migliorato rispetto... Ma graficamente non è male, graficamente. Sì. Anche a livello proprio di direzione artistica. Vediamo un po' il gioco. Il problema è il gameplay, perché il problema è che sembra il gameplay, sembra a tutti gli effetti quello di Dragon... Sembra un incrocio fra Dragon Age 2 e Amalur. Però un incrocio è venuto male purtroppo fra i due. A me continua a convincere pochissimo tutta la gestione dei personaggini quando non li comandi, che sembrano veramente farsi. Cioè, aver visto il personaggio, il guerriero che stava lì, che continuava a tirare le spadatine sulla gamba del drago, non è che mi abbia fatto proprio impazzire. È un problema di tanti RPG, le collisioni, i feedback, tutte. Infatti, l'unica cosa che temo di The Witch è solo quello. Il resto tutto è super top. Remastered di Knack. Sì, magari. Pius ci ama, grazie, anche noi ti amiamo. Anche se non sappiamo come si è fatto, che c'ha una foto non sua. Avete giocato The Wolf Among Us? Dario Moretti ce lo chiede. Io ancora non l'ho giocato. Manco io, l'ho comprato, l'ho preso, sta lì. Adesso oggi è uscito proprio l'ultimo episodio e attendo di giocarlo uno dietro l'altro. Ma lui dice in generale, sì, no, beh, io l'ho giocato tutto. Dice in generale, magari. Sì, l'ho giocato tutto, tranne l'ultimo episodio. Purtroppo ho un milione di problemi, l'ho dovuto giocare su iPad, quindi devo aspettare oggi per l'uscita su iPad, perché prima non... cioè, l'ultima versione ad uscire, la versione iOS, e quindi da stanotte mi ci farò il super partitone per finirlo. Insomma... Io mi sono sempre sentito di consigliarlo molto più. Sono rimasto un po' indietro con i capitoli, però il primo è già inizio. Bellissimo. I primi due episodi sono bellissimi. Poi va un po' a scendere. Però io in realtà l'ho sempre detto, mi sento addirittura di consigliarlo più di The Walking Dead della seconda stagione, in realtà. Adesso, questo ultimo episodio ha avuto pareri molto discordanti. Bisogna vedere quest'ultimo episodio, bisogna vedere. Ha avuto i 10 e i 4, quindi è strano. Sembra molto frettoloso, sembra come chiusura. Per cui andiamo a vedere come sarà effettivamente. Comunque, tra l'altro, sul sito trovate questa mattina, abbiamo pubblicato la recensione del nostro Rubini, che l'ha seguito tutto, gli ha dato un sonoro 7.4 all'ultimo episodio, sottolineando che è comunque una serie straconsigliata, anche appunto se la chiusura è troppo frettolosa, rimane una serie di Telltale super consigliata. Appunto, io aggiungo che forse è anche meglio della seconda stagione di The Walking Dead, anche se manca ancora molto a The Walking Dead. Sandro Mas, il marchio registrato di Deus Ex, si è saputo più nulla? No. Arriverà, suppongo, prima o poi. Com'è andato? Com'è andato Deus Ex? È andato molto bene lo Human Revolution. Sì, è andato bene. Tant'è avevano fatto pure la Director's Cut. Sembrerebbe essere andato molto bene. Io ci credo moltissimo in una riedizione, cioè non più che riedizione, in un sequel sì, di questo reboot, diciamo, insomma, il sequel del reboot, ci credo moltissimo. Vediamo. Sei eccitato invece per il film di Tiff? Tantissimo, siamo sempre così nell'ombra. Poi dello stesso gruppo produttivo. Il film di Alien Sword. Sì, che cazzo c'è? Vabbè, però quello almeno è un cartone animato. Esatto, quello almeno animato. Cioè, così tanto distante dall'uscita di quel gioco, cioè, è incredibile, ormai se lo sono dimenticati tutti, tranne ovviamente i grandi fan Sony.
Pedro dice Rogue Galaxy Legacy arriverà la prossima settimana su Vita, e chiedono anche altri. Usciamo un po' su tutte le console Sony. Io lo consiglio, l'ho giocato su PC. Ovviamente stiamo parlando sempre di grafica retro e giochi un po' particolari. Super retro. È molto difficile, è un Rogue. Sì, un Rogue, come cazzo si dice? Sì, Rogue. Sì, Rogue-like. Rogue-like, mi dà il secondo pezzo. Però c'ha un sistema di progressione, quindi è più carino di quelli proprio duri e puri, dove invece schiatti e ricominci sempre da zero, completamente da zero. Novità sulla versione inglese di Blade and Soul, chiede Galattico 4. Zero? Nessuna, no, non si sa proprio un cavolo da questo punto di vista. Avete novità su The Witness, altro titolo un po' scomparso dai radar? Effettivamente si è perso, pure a queste tre non c'è stato per niente The Witness. Però potrebbe essere Colonia, perché poi in realtà Colonia può darsi, se sono intelligenti i vari Pelé, fanno uscire una roba un po' meno forte a livello di mediatico, però nuova. Forse in realtà Sony non annuncia God of War, potrebbe annunciare invece perché l'hanno chiesto l'RPG di Guerrilla. Ah. Potrebbe essere il teatro. Però loro, se non ricordo male, hanno detto che era prestissimo, non avrebbero parlato. Io ricordo una roba che ne avrebbero parlato la Gamescom. Magari se troviamo in giro la notizia. Per quanto riguarda The Witness, nulla a livello di build o cose del genere. Ci sono state mille dichiarazioni nel frattempo, interviste a Jonathan Blow, eccetera, eccetera, che sarà il suo progetto più grande di tutta la vita. Sì. È lì, aspettiamo e vediamo, perché chiaramente c'è un po' di scetticismo sulla complessità di questo gioco, sull'ambiente, soprattutto sulla ripetitività poi di quei puzzle che propone, però bisogna metterci mano. Sì, esatto. Bisogna essere fiduciosi, ma mai troppo, però, perché non si rischia sempre qualche cosa essere troppo fiduciosi. Sì, perché alla fine Braid gli è andato forse eccessivamente, cioè forse troppo bene. Adesso ci sono delle aspettative. Vabbè, troppo bene, alla fine. Lascia fare. Cioè, alla fine adesso Blow è visto come uno dei guru in assoluto. Ah, sì, in quel senso intendi. Sì, a livello proprio di genialità, di gioco, capito? Quindi sì, anche quella responsabilità di riuscire a fare qualcosa che sia l'ottimo. Che superi se stesso. Sì, quello ovvio. Non avevo capito come intendevi, scusami. Alep chiede GTA 5, novità sulla data d'uscita. Potrebbe uscire il 27 settembre, un anno esatto dal precedente, cioè da quello old gen. Vabbè, però perché no? Settembre, manco un mese si sa ancora, giusto? No, zero. Vabbè, ci potrebbe stare l'uscita per festeggiare quello lì. Io forse confido un po' più in un'uscita un po' più avanti. Secondo me non lo fanno uscire così presto nell'autunno. Però... poverini tutti quanti, se effettivamente uscirà il 27 settembre sarà un tracollo per FIFA, PES, Call of Duty, Halo, esatto, e Assassin's Creed e tutto il resto, però non si può mai sapere, ecco, assolutamente. E Camillo Tumua 92 sempre su Colonia, e anche Termin Andrea, Dishonored 2 potrebbe essere annunciato alla Gamescom. Noi ci credevamo già alle tre, in realtà. A GDC addirittura, ti ricordi? Invece, già a GDC. Invece ci hanno fatto suca già due volte, quindi non c'è due senza tre. Ci vorrebbe essere un altro suca all'orizzonte. Ci fa una grande suca. Più che altro, se non lo annuncia adesso, o lo fa fuori fiere, oppure se ne arriva l'anno prossimo. Secondo me lo fa fuori fiere inizio dell'anno prossimo. Ci può stare, sì. Secondo perché me c'è quello. L'anno prossimo o GDC l'anno prossimo mi sembra un pochettino troppo in là. Invece parlando di grandi classici che ritornano, Pedro 83 dice ma Mighty Number 9, numero 9, ha senso farlo nel 2014? Ha veramente poco senso. Però intanto quello si è guadagnato un sacco di soldi, sì. 3 milioni di dollari, quindi adesso... Evidentemente c'è attesa. No, lo aspettiamo, a parte che sì, c'è attesa, ma anche perché lui è un Pelé, cioè lui è comunque famoso, gli hanno dato un sacco di soldi. Mi aspetto grandi cose, anche se purtroppo secondo me venderà, a parte i Baker che sono tanti perché hanno pagato, non credo che venderà tantissimo. Sì, non credo che io sia un punto di svolta. No, anche perché, come dire, è un gioco veramente vecchio stile, boh, non so, però... tanta fortuna, a me piace lui, piacciono quei giochi. Anche come uomo, sì, mi dicevi. Tantissimo. Sandro Roma 81 dice, invece Below, tu che sei amico intimo di Nathan Bella, che novità ci non vi porto novità su Below, pur essendo amico intimo di Nathan Bella non vi porto novità. Però ti è piaciuto, avevi provato le tre. Proprio ti masturbazione. Ti ho portato con la mannina allo stand. Non ringrazierò mai abbastanza Vincenzo che quella mattina dell'ultimo giorno delle tre, la sera del giorno del secondo, stava chiudendo, mi ha preso per mano e mi ha portato nell'Indiecade, in questo spazietto triste e puzzolente delle tre, dove c'erano tutti i vari indie in prova, e c'era questa postazione di una tristezza disarmante dove poter giocare Below, e c'era lì tra l'altro Nathan Bella e quell'altro Christian Petrioski, l'altro tizio, insomma i due di Capybara, che per me sono due idoli dell'umanità, per sempre lo rimarranno,
e ho giocato una mezz'oretta, insomma, Below, molto complesso, molto difficile, ma estremamente bello da vedere. Dopodiché ho chiesto a Vincenzo: Vincenzo, mi raccomando, visto, perché Vincenzo con la tandella proprio, cioè, così veramente a prendere il bar, il caffè, esatto, il bar insieme, il bar e gli ho detto: Vincenzo, faccela mandare un codice preview di questo Below, insomma, visto che abbiamo provato lì, là facevano grandi chiacchiere mentre io stavo giocando, lui e Natanvella, tutto quanto, sì, ha scritto Natanvella ben due volte, e tutte e due le volte Natanvella non è che gli ha risposto dicendo: Vince, che cazzo vuoi, oppure guarda, non, cioè, non si può, zero, ignorato proprio, ma magari non è la mail giusta, certo, lo incontriamo, no, bigliettino da visita, ah, sarà il bigliettino da visita, quello finto per i per i cagacazzi, tu c'hai due pile di bigliettini, esatto, quelli là per le persone serie e quelli per i mi ha detto. William è incuriosito invece, anche noi proprio tantissimo, dalla notizia che Drive Club utilizzerà al meglio le capacità del motion control di DualShock 4. Madonna, speravo proprio. Ma che cosa può utilizzare il motion control? Può impennare con la macchina? Non lo so, non lo voglio neanche sapere, perché ho l'imbarazzo se faranno una modalità di guida girando il pad, sarebbe veramente drammatica. Alessandro Assenza, questa idea di rilanciare un nuovo EP, ovviamente cominciano a chiedere tutti qualcosa di nuove, cioè, scusate, dei remastered. Lui vorrebbe un rilancio di Soul River. Soul River è tantissimo, se ne parla. In realtà, bellissimo quello che stanno Soul River facendo, bellissimo Soul River. Come si chiama quello che stanno rifacendo? No, Legacy of Kain. Nosgoth, sì, Nosgoth, sì, sì. È molto interessante, è un free to play, sì, sarà super laterale, però hanno fatto un bel lavoro, è molto interessante, quindi se sei un super fan, visto che appunto è free to play, mi sembra sia in alfa, in beta, ma si entra facilmente, provalo, perché comunque in diversi hanno detto che è molto interessante. Io comunque rimarrò poi legatissimo al primo Legacy of Kain. Legacidissimo? Legacy Kain, al primissimo, quello che la risuola dall'alto, quello era un capolavoro incredibile. Alessandro Morabito, quante dozzine di ore spenderete su Destiny? Tanze un milione. Io un miliardo proprio, cioè un miliardo. Vediamo poi. Io stavo dicendo, spero di non essere deluso, perché poi con tutta questa aspettativa magari rimango un po' così. Io dicevo, siccome ci giocano i ragazzi, magari me lo prenderò anch'io per giocarlo con loro. Adesso vedo come mi gira. Pius Colmani, che dice di essere abbastanza nuovo nel settore, quando ci saranno i prossimi saldi su Steam? Secondo me a settembre-ottobre. O in autunno, addirittura si finisce a Natale. No, forse però qualcosa in autunno. Forse autunno. Sì, autunno di solito li fanno, sì. Solitamente. Invece, come hai preso la notizia di Crytek UK che voleva fare, cosa ha detto, voleva fare Time Splitters, il nuovo Time Splitters. Non mi fare domande su Crytek, che lo sai come la penso? Che loro si è abbassato talmente bene, no? Che come puoi prendere la notizia e dici di facciamo una Time Splitters? Visto che sta benissimo lo sviluppo di Homefront 2. Sì, no, ma poi ti ripeto, come puoi prendere la notizia e dici stiamo vogliamo rifare il nuovo Time Splitters, che è il motivo per cui hanno chiuso? A me fa sempre ridere quella cosa lì. Destiny, no, chiede Gaborox 96. Destiny avrà espansioni alla WoW? WoW scritto al file musicale WAW. Sì, assolutamente, due già sono state confermate. L'idea secondo me è quella di un MMORPG. Quindi sì. Poi se il gioco va bene ne vedrete un miliardo, se va male cambierà un po' il tipo di progetto. Uncharted Collection, PS4, ha detto Yoshida che forse è uno dei candidati, però boh, non lo so, cioè sono davvero tante sulle quali si vocifera, ecco, però diciamo vediamo. Potrebbero dedicare un mini team a fare l'adattamento, perché a questo punto, cioè, forse è arrivato anche il momento di Jack and Dexter 4. Certo. Jack and Dexter 4 dopo, cioè, loro ci hanno pure provato a fare qualche concept prima di The Last of Us, ma hanno poi messo tutto da parte. Forse sì, è arrivato quello prima ancora di un The Last of Us 2. Sì, dipende da che punto stanno. Se riescono a far uscire Crash Bandicoot l'anno prossimo, fine anno prossimo, ok. Però tanto ci sta Uncharted 4 prima. Ma tanto è difficile che lo faccia, io non credo lo faccia Naughty Dog. No, loro hanno due team, però dovrebbe avere più o meno due, cioè potrebbe essere in grado di portare avanti due giochi contemporaneamente. Sì, infatti hanno diviso il team in due per, esatto, per, dopo Uncharted 2 hanno diviso il team in due, uno ha fatto Uncharted 3 e l'altro ha fatto The Last of Us. Che Uncharted, quindi, 3 era molto derivativo, infatti. Adesso mentre un team è sul nuovo Uncharted, l'altro bisognerà vedere se fa un nuovo progetto, The Last of Us 2 o Jack and Dexter, oppure un nuovo titolo completamente. Mi chiedevano la beta di Drive Club, se sappiamo quando partirà. No, non si sa ancora nulla, effettivamente. Ma doveva partire a luglio? Sì, forse probabilmente arriverà a giorni l'annuncio da parte di Sony. Ma faranno 5 temporanee a Destiny, per essere furbissimi. No, non ne so nulla da questo punto di vista. Ottimo.
Ti stavo cercando di chiedere. Sì, sto vedendo qualcosa di utile. Tanto c'è un buco in testa, una vertigine. Ah, volevo. Avevi parlato di World of Warcraft? Cosa? Delle chiavi? Sì. Ah. Nel senso, no, dico che ci saranno le chiavi. In quel senso. L'hai già detto? No, non ho detto. Allora, oggi, ragazzi, alle 19. Se non ricordo male, sì, alle 19 regaleremo 500 chiavi di World of Warcraft Warlords of Draenor. Magari c'è qualcuno di voi in pausa caffè che è minimamente interessato. Siccome c'è stato un sacco di dibattito pure sui forum, non si capiva bene questa cosa qui. Allora, noi abbiamo messo che bisogna essere almeno di livello 10 per poter prendere la chiave. Che c'è? No, volevo fare una cosa simpatica, però è un po'... Non so che puoi fare. Volevo dare tre chiavi in chat. Teoricamente non possiamo in nessun modo. Vabbè. Perché in pratica teoricamente c'è un rischio elevatissimo. Dicevo, alle 19 in punto basta essere livello 10 sul sito. Ricordiamo tra l'altro di navigare il più possibile, che viene aggiornato periodicamente, quindi potreste fare ancora in tempo se siete tipo settimo o ottavo livello. E basta prendere la chiave, registrarsi su Battle.net se non si ha ancora un account, si riscatta la chiave e immediatamente si entra in beta. A questo proposito ne approfitto per due informazioni. Uno, non c'è bisogno di avere un abbonamento attivo a World of Warcraft, ma neanche averlo giocato, cioè potreste anche non aver mai giocato a World of Warcraft e giocarlo tramite la beta, che tra l'altro contiene tutto il gioco intero più ovviamente la parte nuova. E allo stesso identico tempo questo si tratta del codice per iniziarlo subito a scaricare, non si tratta dell'invito che poi vi permetterà di mettervi in lista, diciamo, per ricevere la chiave. Si tratta proprio della chiave, voi la riscattate e immediatamente iniziate a scaricare il client e lo giocate. Se siete interessati, Draenor potrebbe essere un importante punto di svolta tra le espansioni di World of Warcraft, perché segna un po' a livello di team, a livello di sviluppo, il ritorno al team che aveva messo in piedi Burning Crusade. Quindi un'espansione dovrebbe essere in primis per i super giocatori di World of Warcraft, senza mai ovviamente chiudere la porta a quelli un po' più casual, a quelli che entrano per la prima volta con questa espansione. E se volete avere maggiori possibilità di vincere la chiave, fate follow su Twitch. Esatto. E più amici portate a fare follow su Twitch più aumentano le vostre possibilità. Ovviamente è una questione, stiamo parlando del karma, nel senso il vostro karma sarà esatto. Più positivo. Assolutamente. C'è un grado di percentuale che abbiamo calcolato, è molto complesso, esatto. Non possiamo dichiarare. Se fate del bene al multiplayer, il vostro karma positivo aumenta e avrete più possibilità di vincere la chiave. Assolutamente, proprio questa cosa è verissima, quindi mi raccomando. Marco Sarra mi ha confermato il reboot di Ratchet & Clank su PS4. Basta, non ce la faccio più. Ormai di tutto di più, ma forse ne uscirà uno nuovo in futuro. Però il reboot di che? Cioè tutto è reboot e tutto non è reboot. Ma più che altro io adoro questo fatto che vogliono tutti questi reboot e remake. Penso sia la generazione con più richieste di reboot, esatto. E remake della roba 360, PS3 e PC. Poi vedi che avevamo ragione, che tanto sono gli sviluppatori che indirizzano le opinioni della gente, e quindi Microsoft non si deve piegare, che tanto vedi hanno messo in mezzo sta roba tutti quanti e viva reboot. Nessuno ci ha pensato fino a PS3 a fare sta roba. Incredibile questa cosa. Mi sono sempre sconvolto. Sono Prod DJ, abbiamo già parlato di Battleborn, direi che finiamo qui. Parliamo di Bloodborne allora a questo punto. Bloodborne abbiamo detto ieri, sì, che sarà giocabile alla Gamescom per tutti. Ah, a proposito di giocabile, avevo visto qualcuno che aveva scritto in chat se The Witcher 3 sarà giocabile alla Gamescom. Non ci metterei la mano sul fuoco in realtà, perché c'è il rischio, perché stavo ripensando, in realtà in occasione di The Witcher 2 non è mai stato giocabile in fiera, era sempre la stessa presentazione con qualche informazione aggiuntiva. Giocabile The Witcher era stato soltanto all'evento stampa a casa loro, l'avevano reso giocabile, per cui c'è il rischio che era solo col primo The Witcher, esattamente, bravissimo, quindi c'è molto il rischio che in realtà sia la stessa identica presentazione delle tre, con magari qualche informazione aggiuntiva, perché di solito poi loro ne approfittano per rilasciare cose aggiuntive. Alla Colonia sono anche molto più disponibili, essendo dietro casa, anche per interviste e così via. Però non ci metterei la mano sul fuoco che sia effettivamente giocabile. Anche perché loro sono molto controllati in quello che sì, mostrano. Estremamente. Anche se fanno vedere mai... ore di gioco, magari, ma su tutto le fa... E poi non le fanno mai vedere pubblicamente, perché ogni volta le demo non le rilasciano praticamente mai. Un ragazzo scrive giustamente: il reboot, remake potrebbe essere il nuovo sequel, anziché avere sequel a fare. Eh sì, praticamente ormai piace più ritornare all'uno. Facciamo sempre così periodicamente, praticamente. Non è male come cosa. Ragazzi, mi chiedo: è impossibile che FIFA 15 o PES escano anche per Wii U?
Effettivamente, porca vacca, lo stanno ignorando completamente. Però in realtà ci starebbe un gioco di calcio, che cavolo. Ma impossibile! Un gioco di calcio così trasversale che... Secondo me FIFA sì, PES è possibile che non esca. Sì, PES stanno un po' più... Secondo me PES è difficile. Chiudendo le fila per migliorare lo sviluppo, la versione per Next FIFA Gen. Ci potrebbe stare, sì, che esce FIFA. Quello prima, il 14, è uscito su Wii U. Il 14 mi ricordo quelli Wii erano anche super stupiditi, sì. Quelli per Wii erano tutti che erano per ciclone, era un riciclone di quello dell'anno precedente. No, su Vita e forse 3DS hanno fatto i FIFA uguali al precedente. No, mi sembra pure su Reskin. Su guarda, lo sai che invece ti dirò che FIFA 14 è uscito su Wii ma non su Wii U. Che schifo. Non è uscito su Wii U FIFA 14. È incredibile. Mamma mia. Non è uscito su Wii U. A quanto pare no. Ecco, c'è anche I Want to Believe Sello 116, Half-Life 3 alla Gamescom. Sì, sì, aspetta e spera, mo arriva, te lo stanno a fare solo per te. Cioè, fantascienza proprio, completa. Dice che è uscito il FIFA 13 su Wii U. Su FIFA 14 no, FIFA 14 non è uscito. Quindi gli ha venduto tre copie su Wii U FIFA. Però con cacchio, il gioco di calcio è così trasversale che dovrebbe uscire ovunque, secondo me. Però qualcuno dice che in verità il 14 c'è su Wii U. Noi non ce l'abbiamo in realtà sul sito, quindi potrebbe essere assolutamente un nostro problema, eh? Però guardando così, assurdo comunque. Sì. Allora, l'ultimo paio di domande, poi siamo abbastanza lunghi. Innanzitutto chiedono Tales of Next Gen PS4 e compagnia, prima o poi arriverà sicuro. Zestiria non è Next Gen. No, adesso tutti i Tales sono old gen. No, aspetta, scusa, Zestiria non è PS4. Zestiria vince PS4, Tales of Zestiria non è PS4, non mi ricordo male. Sai che mi pare che invece è PS3. No, secondo me sono tutti vecchi, avevo letto che erano tutti, ma comunque sì, PS3. Mamma mia. No, poi arriveranno con calma, poi da noi alla fine della tradotti tra 40 anni, alcuni sì, alcuni no, un classico di Bandai Namco, il nuovo nome come nuova persona, alla fine sfruttano la base potentissima. Sì, l'installato. E Colorentius che ci chiede, Bethesda annuncerà un nostro TES online anche per console, magari free to play? Allora, sì, secondo me uscirà il prossimo anno free to play per console. Faranno tutto un transito. Io aspetto con grandissima ansia settimana fra 10 giorni, quando ci sta il QuakeCon, dove c'è questo grandissimo panel fatto dai tre lead designer di The Elder Scrolls Online, in cui definiranno il futuro di The Elder Scrolls Online. Già per me un panel che si chiama il futuro di The Elder Scrolls Online già è un po' pericoloso, secondo me, come panel. Secondo me in quell'occasione annunceranno o l'espansione, un'espansione molto grossa che modificherà pesantemente il gioco, o annunceranno i piani, free to play, o magari l'uscita console, che ricordiamo è stata slittata più volte e non si sa più quando uscirà praticamente. Però verrà annunciata sicuro invece al BlizzCon l'espansione di StarCraft, che cavolo. È giunta l'ora. Sicuro è morto, però, cioè, se non lo fa, se non lo dicono lì. E poi avrà una grafica bruttissima. Secondo me. Già la seconda espansione era invecchiata. Era invecchiata di cottura. se non potenziano un po' il motore grafico, quello che è. Io credo sì, come hai detto, BlizzCon è realistico che annunci, no? La novità grossa. Ripeti le date di QuakeCon e BlizzCon. Mi sembra allora QuakeCon 17-20 luglio, però, siccome io sono molto rincoglionito e Tanzen lo sa bene. Dovrebbe essere 17 luglio. Dovrebbe essere 17-20, io ricordo. 17-20 luglio, confermo il Quake con il 17-20 luglio, come sempre lì giù in Texas, in quei posti lì come sono usciti in quello stanzone dell'Hilton, dell'hotel Hilton di Dallas. Invece il BlizzCon, adesso ve lo dico perché mi sembra sia il 15 novembre, una cosa quindi del molto genere. Avanti nel tempo. Sì, ma no, 7-8 novembre. Vabbè. È stato anche agosto qualche volta, se non sbaglio. BlizzCon? Ottobre. Qualcuno ce l'ha dato una volta Armani, non era proprio un periodo stranissimo dove non potevamo andare noi, no? Allora, non me lo ricordo, ma potresti sicuramente aver ragione proprio, senza manco come vedere BlizzCon. Senza alcun problema. Comunque 7-8 novembre, io credo realisticamente che Blizzard annuncia adesso alla Gamescom la data di uscita dell'espansione di World of Warcraft, che credo che arriverà proprio a cavallo del BlizzCon. Hanno fatte due volte agosto. Penso, sì. Manco me lo ricordavo. Non ricordavo soltanto qui, era una roba che non poteva andare. Sì. Una volta il 3-4 agosto, una volta il 21-22, poi ottobre diverse volte, novembre. Sempre ottobre, sì, me lo ricordavo. No, esatto. Ottobre-novembre, la maggior parte delle volte, però due volte agosto. Pensate che roba.
E dicevo, probabilmente annunceranno la data di uscita di Warlords of Draenor, mentre al BlizzCon credo che annuncino sia StarCraft, che è il momento giusto per farlo vedere. Tra l'altro non è un caso che sta, se voi andate sul sito del BlizzCon, è anche sullo sfondo, tra l'altro, a parte il loro franchise, quindi è detto un po' una stronzata. e credo la data di uscita di Heroes of the Storm, o l'uscita dalla beta di Heroes of the Storm, che probabilmente saranno le due release grandi di Blizzard dell'anno prossimo, e saranno appunto StarCraft nuovo e Heroes of the Storm. Gioco nuovo, dubito. Io continuo a non essere così convinto del loro annuncio di un titolo nuovo, sinceramente. Va bene, allora in chat stanno parlando di questa roba qui, di Warcraft e compagnia. Del plus e del minus. Destiny su Wii U, quindi c'è un po' di barzellette. Destiny su Wii U, sì, fa un po' di freddure. Un po' di... Jacopo! Portaci in Europa, Jacopo. Visto come adesso oggi Jacopo sta vestito ok, è il giorno ok. E nulla, noi ci vediamo domani in Pausa Caffè, l'ultimo della settimana. Quindi baci, abbracci e capate, tanti baci. E capate in bocca. Ciao.